Ben ritrovati a questo nuovo episodio di Camaleonte Errante con Miriam Galli. Ciao Miriam. Ciao, Allora, bentrovati. dovete sapere che io e Miriam ci conosciamo da un po', perché i nostri percorsi si sono incrociati su un campo di atletica, è vero Miriam? Certo, qualcuno saltava lungo e qualcun altro alto. No, beh, in realtà uno saltava corto e uno molto in alto. Quindi no, volevo chiederti, perché poi in questo episodio parleremo di respiro, no? Però è bello anche capire il percorso di ognuno di noi e anche tu con il tuo percorso è arrivata, no? Tra virgolette, a parlarci oggi di respiro, però partendo dall'atletica. Cioè il tuo percorso Dall'atletica, nasce da sì. lì. Se ci vuoi Sì. condividere. Allora, sì, sono stata un'atleta e continuo comunque ad allenarmi di salto con l'asta. Mi sono tolta qualche soddisfazione e negli anni ho fatto qualche campionato importante. E durante questo percorso, però, mi sono dovuta poi fermare perché ho avuto un problema, un ginocchio, mi sono dovuta operare. E poco prima di questo evento, nella mia vita ho incontrato lo yoga che mi ha aiutata a superare soprattutto questo momento faticoso della mia vita, dove da atleta che non riuscivo a stare mai ferma, sono stata costretta a fermarmi perché il mio corpo aveva bisogno di stare fermo e osservare più in profondità che cosa accade all'interno del corpo. E ve la faccio breve, dopo questo periodo ho deciso di inserire lo yoga nella mia vita in modo quotidiano e di diventarne insegnante. La cosa che più mi ha affascinata di questa disciplina durante tutto il percorso che ho fatto è sempre stato appunto come si dice, questo collegamento con la respirazione, che nello yoga si chiama pranayama. Ok. E perché la respirazione, pranayama, perché il prana, secondo queste filosofie, è l'energia vitale che si può acquisire tramite quello che tocca la nostra pelle, tramite quello che ingeriamo, ma la fonte principale di acquisizione di prana nel nostro corpo, appunto, è il respiro. E andando a lavorare su questo respiro ho scoperto tantissime cose. E nella mia attività agonistica, questa attenzione diversa a come entrava e usciva l'aria dal mio corpo mi ha aiutata a gestire il mio corpo, perché dopo l'operazione io comunque sono tornata in campo e ho continuato a gareggiare e mi ha aiutata a gestire non solo il mio corpo ma anche la mia mente. E secondo me è la cosa più interessante di questa osservazione della respirazione, perché attraverso l'osservazione, la sua osservazione, puoi accorgerti che la tua mente vaga in posti dove non dovrebbe andare, e qui anche imparare a gestire una situazione come può essere quella di una gara molto importante e che fai fatica a gestire emotivamente, e quando ti accorgi che il tuo respiro non è più quello di una persona tranquilla o comunque di una persona, passami ancora il termine, ma agitata fino a un certo, cioè nel modo giusto per riuscire ad avere una Certo, performance adatta perché per un po' gareggiare. di agitazione ci vuole, una No, sana ci vuole, adrenalina. certo. Sì. Cioè, sana adrenalina, sì, ma quando l'adrenalina va oltre, dopo diventa controproducente, perché comunque sei talmente tanto agitato che non riesci a performare la tua gara o comunque qualsiasi altra cosa tu stia facendo, perché poi io questo l'ho riportato nella mia vita di tutti i giorni, e come può essere un esame all'università, piuttosto che un colloquio di lavoro, piuttosto che una qualsiasi altra cosa che ti crea disagio o ansia o comunque ti fa salire i battiti cardiaci perché ti provoca un'emozione molto forte, e imparare a gestirla. Sì, quindi alla fine il respiro
ti ha aiutato non solo dal punto di vista atletico, quindi atletico intendo anche l'influenza del respiro proprio sul, anche sul corpo, fisicamente, non solo sulla mente. No, no, questo sì, assolutamente, quella è la prima cosa. Prima sul corpo, scopri di avere spazi all'interno del tuo corpo che non pensavi di avere, e sempre attraverso l'aiuto del respiro impari anche a rilassare certe parti del tuo corpo, e che ovviamente giovano a un atleta quando ha tutta la muscolatura, come si dice, contratta alla fine magari di un allenamento o di una competizione, e aiuta a rilassarsi e quindi a recuperare molto prima e poter fare l'allenamento più faticoso subito, ecco. Tra virgolette, ecco, questa è una cosa interessante, perché io ho sempre associato il respiro con più la parte, diciamo, di concentrazione, a quietare la mente, ma mai ho usato, almeno l'ho fatto magari inconsapevolmente, per il corpo. Cioè, ad esempio, se facciamo un allenamento, abbiamo, o anche poi una passeggiata, insomma, in base alle attività, no, che uno fa, sentiamo una parte del corpo più appesantita, quindi attraverso il respiro riusciamo anche a indirizzare quel... Attraverso, sì, il respiro coadiuvato con alcuni movimenti, cioè ci sono dei movimenti che vanno fatti durante la fase dell'inspiro e altri durante la fase dell'espiro, e a seconda di quello che tu vuoi fare all'interno del tuo corpo, ovviamente la fase inspiro-espiro e il movimento sono da gestire, da cambiare, perché io posso fare inspiro-espiro, questo è un esempio, o posso fare al contrario e faccio due cose completamente diverse, e questo per tutto il nostro corpo. Comunque sì, si può gestire sia la mente che il corpo attraverso la respirazione. Cioè, noi facciamo caso anche che cioè, la cosa che più mi ha affascinato anche di questo è che in realtà noi pensiamo di saper respirare, perché è la prima cosa che facciamo quando veniamo al mondo. Certo. Quindi noi respiriamo, e la prima cosa che facciamo è inspiriamo, e l'ultima cosa che facciamo è espirare. Ed è la cosa bellissima, perché durante questo percorso ho proprio reimparato a respirare. Ho proprio capito, poi in realtà non si arriva mai alla fine, e ho sempre dietro da studiare e continuo, certo, a sperimentare sul mio corpo e sulla mia mente gli effetti di questi esercizi. Però sì, si deve imparare a respirare, perché nessuno te lo insegna e tu vieni al mondo e lo fai perché è un'azione che ti tocca fare, di fatto, se vuoi sopravvivere. Esatto, no, è interessante, perché già iniziare dicendo impariamo a respirare, uno direbbe ma lo faccio da quando sono nato, invece ti insegni che non è proprio così, nel senso che c'è modo e modo di respirare. Prima nuotavamo, adesso siamo qua e respiriamo, e quindi io sono anche molto interessato a capire come si respira, no? Allora, facciamo un piccolo preambolo un po' pacco, certo, tra virgolette, di come è fatto il nostro apparato respiratorio. E abbiamo le narici e la bocca da cui possiamo prendere l'aria, e ovviamente se hai il naso congestionato non puoi respirare dal naso, certo, però l'aria in teoria entra dal naso, passa nella trachea e arriva nei polmoni. I polmoni sono qua in alto, dove ci sono il buchetto delle clavicole. I nostri polmoni sono esattamente qua. E quando portiamo dentro l'aria, questi si riempiono, il diaframma si abbassa per creare spazio ai polmoni, quindi si gonfia la pancia, per così dire. E poi espirando, il diaframma torna verso l'alto, aiutando i polmoni a svuotarsi e quindi a far uscire l'aria di nuovo dal naso. Ve l'ho fatta molto breve per non essere troppo pesante, però la nostra cassa toracica ha una, come si dice, ha una sinergia di muscoli che aiuta proprio l'espansione e la contrazione della cassa toracica, e lo stesso il diaframma, che è messo qua sotto, tipo è fatto a cupola sotto dove ci sono le coste fluttuanti, e che viene aiutato sia dai muscoli della gabbia toracica che dall'addome. Ok. Tra l'altro, sai che non sapevo che i polmoni arrivassero fin qua in cima.
No, i polmoni sono proprio qua. Se cavolo. tipo ci sono, poi magari più tardi te lo posso fare, cioè ti faccio fare l'esercizio, te lo puoi sentire. Il problema è che questo tipo di respirazione molto alta, riesci a sentirla, cioè si sente veramente quasi impercettibile, riesci a sentirla se hai una conoscenza del tuo corpo e di questi esercizi molto avanzata, cioè riesci a sentirlo soltanto quando hai fatto tanta esperienza. Ma quindi quando respiriamo è corretto dilatare molto la pancia o una respirazione dovrebbe venire un po' più su? È una, come si dice, la sinergia di due, cioè è la sinergia di tre tipi di respirazione. C'è la respirazione, chiamano addominale, quella toracica e quella clavicolare. È l'insieme di queste tre tipologie di respirazione che poi uno le va a dividere, ma in realtà è fatta così la respirazione. Cioè, volendo, ci sono alcuni esercizi che a me piace portare alla mente questa immagine, immaginare che il nostro tronco sia proprio un tronco di un albero cavo all'interno del quale passa l'aria. Quindi, volendo, tu puoi sentire la respirazione fino alle pelvi, fino al perineo, se riesci a fare questa cosa. E non è che devi rilassare tutti i muscoli, perché, come vi ho detto prima, ci sono dei muscoli accessori per la respirazione. E se non teniamo un po' attivo anche l'addome, non devi gonfiare la pancia, l'addome si gonfia e si sgonfia in modo naturale per creare spazio, perché comunque quando il diaframma si abbassa e sposta verso l'esterno gli addominali e tutti gli organi interni vengono compressi. Però se non ho questa piccola attivazione vado a fare fuori uscire i miei organi, poi ovvio non escono, ok? Però se tu tieni questa attivazione il respiro si espande per tutto il tuo tronco. No, è bellissimo perché guarda, tra l'altro sto imparando cose ogni volta cose nuove. Allora, l'altro giorno parlavamo anche di cervelli, abbiamo tre cervelli, oggi ho scoperto che abbiamo anche tre, tra virgolette, polmoni, cioè tre respirazioni, passami il Sì. termine. E questo tre torna sempre, magari non sarà un caso, no? Questo numero tre che torna sempre. Però, no, infatti, però è bello perché, insomma, ci sono delle cose talmente ovvie, se incontri qualcuno per strada, respiri, sì, ma non è tanto ovvio perché se uno non ci passiamo neanche più caso che respiriamo. E È un però po' come dietro. dire che il tuo cuore batte, nel senso. È Esatto. normale che il cuore batta, però ci Però c'è. sono yogi e comunque maestri che riescono a fermare e a gestire anche questa azione del nostro corpo. Quindi il respiro è quella più semplice da gestire, tra virgolette. Quindi è un argomento che non è per niente banale questo qui, infatti ti ringrazio di portarci l'attenzione sul respiro. Ma io sono molto curioso, insomma, è qualcosa che poi ci tocca quotidianamente, sempre, quindi è una cosa importantissima. Va bene, se vuoi possiamo provare a iniziare a fare un esercizio, un paio, adesso vediamo cosa viene su anche da me. Sì, lasciamoci guidare, certo. Allora, Io ti lascio il campo. va bene, tu provalo però, eh. Vabbè, sì, lo faccio anch'io. Adesso mi preparo, metto per conto. Allora, per iniziare a percepire la nostra respirazione, ti puoi portare seduto in una posizione comoda e devi fare in modo che i tuoi ischi, le ossicina del sedere, siano aderenti alla superficie su cui sei seduto. Vai a sentire bene dove sono posizionati. E poi da lì vai a premere forte sotto gli ischi e ad attivare leggermente l'addome. È un po' come se dovessi andare in bagno ma non avessi la toilette disponibile. E distendi tutta la spina dorsale verso l'alto, quindi la zona lombare, il tronco e la nuca. La nuca la stendi verso l'alto, la parte dietro la testa, non è scontato. E il mento è leggermente ritratto verso lo sterno, te lo faccio vedere di lato. Non deve essere aperto
verso l'alto, perché in questo modo schiaccio le cervicali, ma deve essere come se fossi una donna africana con un cesto sopra la testa, che devi tenere in equilibrio. Ok. Porti le mani sopra le ginocchia, se sei seduto su una sedia, i piedi sono a contatto col pavimento, tutta la pianta. Se invece sei seduto a gambe incrociate, resta nella tua posizione comoda. Le mani sono sopra le ginocchia, ripeto, e questa attivazione dell'addome leggera deve rimanere per tutto il tempo. E le spalle, come sono messe le spalle? E le clavicole fai in modo che sorridano, quindi vanno lontane, lontane tra di loro, si vogliono distanziare. Le tue scapole. Si chiama apertura manico di secchio, questa del torace. Le scapole da dietro sono messe così, si abbassano e vogliono come abbracciare la gabbia toracica. Anche questa attivazione non è facile, ma non ho idea di come altro spiegarla di solito. Ora, ti ho detto tante cose e prendi solo quello che ti riesce facile fare. Chiudi gli occhi e inizia ad ascoltare, appunto, diventare testimone di questa azione del tuo corpo. Osserva come il tuo corpo viene respirato. Quindi immagina di essere uno spettatore di te stesso, quindi esci dal tuo corpo e guarda il tuo corpo che respira. Puoi osservare che l'aria che entra dalle narici. Da che parte delle narici entra? Le narici sono ellissoidali, quindi vai a sentire se l'aria entra davanti, di lato, dietro, al centro. Poi, una volta che hai scoperto da che parte entra l'aria, può entrare da tante parti, osserva la temperatura di quest'aria. Se ci sono degli odori, vai a percepirli o se non ci sono, semplicemente osservi che non ci sono. Ora saliamo un pochino con il percorso dell'aria nel nostro corpo e siamo in alto nel naso. Anche qui in alto nel naso passa la nostra aria. E osserva da dove passa. Passa nella parte alta della testa, dietro la testa, prima di entrare nella gola, dov'è che è l'aria? E anche qui, che temperatura ha quest'aria? Mentre sei con l'attenzione in questo punto, prova a respirare come se tu stessi annusando una rosa profumatissima. E osserva adesso l'aria dove passa. Continuiamo il nostro percorso, scendiamo lungo la gola. Anche la gola è un tubicino, è tondo e l'aria non passa in modo uguale in tutto il diametro di questo tubicino. Ma può essere più davanti, più dietro, più di lato, più al centro, da che parte è? Poi, come abbiamo visto poco fa, i nostri polmoni sono già alla fine della gola, no? Quindi prova a osservare come si riempiono le tue clavicole. Che sono le ultime che si riempiono, perché i polmoni qua sono in alto, il basso dei polmoni è un po' più giù. Osserva come si riempiono i tuoi polmoni e per fare questo ricordati che hai il tuo diaframma, la tua cupola, che quando porti dentro l'aria questa si abbassa, quindi l'addome che stai continuando a tenere attivo come se avessi un bustino dell'800 si espande e si riempie la parte bassa dei polmoni e soffermati sull'addome. Questa
è la respirazione addominale o quella diaframmatica. Mentre sei con l'attenzione in questa parte, se vuoi puoi portare la mano tra l'ombelico e il buchino dello sterno. E l'altra mano, che hai libera, la porti sotto l'ombelico. Ora, mentre ascolti questo tipo di respirazione, la parte sotto l'ombelico non si deve muovere, la parte sopra l'ombelico invece si può espandere. Mentre stai ascoltando la respirazione diaframmatica, osserva se la tua zona lombare si sta inarcando o se è ancora ben allungata verso l'alto. Andiamo a portare l'attenzione alla parte alta del respiro, quindi puoi portare le mani ai lati della tua gabbia toracica, sotto le ascelle. Tieni le spalle sempre abbassate per quanto ti è possibile farlo e allunga bene tutta la colonna verso l'alto. Adesso, mentre inspiri, sempre tenendo il tuo bustino sotto, cerca di allontanare le mani, un po' come se fosse una pressa dalla quale vuoi uscire con il respiro. Quindi inspirando allontani le mani tra di loro con la gabbia toracica ed espirando aiuti la gabbia toracica a chiudersi spremendo con le mani. Questa è la respirazione toracica. Ora puoi sciogliere le mani da sotto le ascelle e puoi portare le mani dove ci sono le tue clavicole, nel buchino. Questa è un po' più impercettibile come tipologia di respirazione, che si chiama clavicolare, ma se cerchi di tenere le scapole, come ti ho chiesto di fare prima, e le clavicole ben allontanate, puoi provare a sentirle con le dita. Se non lo senti, non ti preoccupare, non giudicarti e resta in osservazione ancora come testimone fuori dal tuo corpo. Sciogli le mani dalle tue clavicole e adesso, per fare la respirazione completa, dovremmo andare ad unire queste tre tipologie di respirazione. Quindi, per aiutarti, puoi portare una mano tra l'ombelico e lo sterno e una mano sul torace. Sul torace dovrai sentire questa espansione sia laterale che verso l'alto del tuo sterno. Mi raccomando, tieni stretto il tuo bustino. Immagina di dover andare in bagno, di non avere la toilette disponibile. Allunga sempre la colonna verso l'alto, osserva l'aria che entra dalle tue narici e prima riempirai la parte bassa dei tuoi polmoni riempiendo l'addome, poi la metà riempiendo il torace, quindi si allarga la gabbia toracica verso l'esterno e poi la parte alta dei tuoi polmoni si riempie le tue clavicole, quindi la gabbia toracica sale verso l'alto. E l'espirazione invece parte dall'alto, quindi prima si svuota verso il basso la gabbia toracica, poi si restringe e infine si ritrae l'addome. Se vuoi provare a farlo senza le mani, sei libero di farlo. Prenditi ancora qualche respiro per osservarti.
prima di riaprire gli occhi, prenditi un istante per riprendere contatto con il tuo corpo. Immagina proprio di rientrarci dentro e inizia a muovere le dita dei piedi, sciogli le spalle e quando ti senti pronto o pronta, puoi aprire gli occhi. Un po' stonati. Ci sono. Sì. È un po' stonato. È un'attenzione un po' diversa da quello che facciamo di solito quando magari anche ci alleniamo, no? Non è la stessa tipologia di attenzione che hai perché dici inspiro, espiro, faccio, faccio, sì, ma come? Se invece ad esempio, in un momento qualsiasi della giornata ci portiamo con questo tipo di attenzione, ora magari senza neanche fare tutto l'esercizio, ma portando l'attenzione, a seconda di dove si trova il tuo respiro in modo maggiore, ovviamente, perché riempie sempre, fa sempre questo movimento, ma magari è impercettibile nella pancia piuttosto che ai lati, piuttosto che in alto. Ora è più facile trovarlo in alto qua il respiro, è una persona molto ansiosa, mentre quando il respiro lo portiamo verso il basso, quindi riempiamo in modo armonico tutto il nostro polmone, anche la nostra mente si va a placare e il nostro corpo si rilassa. Quindi adesso ti senti quasi stanco dopo un esercizio del genere, ma non è che sei stanco, semplicemente hai abbassato l'attività del tuo sistema simpatico. Ok, tra l'altro, sai che mi è venuto tanto calore? Ah, questo ci sta, sì. È comunque faticoso respirare, cioè noi Eh no, bruciamo. infatti. Sì, non credevo, sì. E poi sì, ci sono milioni di altri esercizi per la percezione. Ora ve ne ho fatto fare uno seduti perché è quello più semplice da fare mentre si guarda un video. Però se lo stesso esercizio lo facciamo sdraiati, il pericolo è ovviamente addormentarsi, però se si riesce a tenere l'attenzione e a rifare tutto il percorso mentre sei sdraiato, è anche quello un bellissimo esercizio. Dove puoi andare a percepire la respirazione anche dietro, perché ovviamente non respiriamo solo davanti, anche dietro la gabbia toracica ci sono i muscoli Qui c'è una accessori della. spinta. Esatto, perché fai conto che questa sia la tua gabbia toracica, è fatta proprio in questo modo. Io la apro sia di lato che davanti che dietro quando porto dentro l'aria, e allo stesso tempo si. Un po' come se si spremesse, ecco, la gabbia toracica, ma viene aiutata sia dai muscoli accessori che sono davanti e ai lati, ma anche quelli dietro. Sono respirazioni più faticose da sentire, si sente anche il respiro nei lombi. Però devi avere a contatto con una superficie rigida la parte di corpo che vuoi sentire che respira, motivo per il quale ti ho fatto portare la mano prima sull'addome, poi ai lati e poi sul torace. E qua perché è il modo più semplice per percepire il movimento, per questi piccoli movimenti, insomma. E volevo chiederti quando consigli fare questo esercizio? Adesso mi immagino, ad esempio, oggigiorno che siamo in casa, Sì. tipo la mattina prima di andare a letto, e poi anche invece in una situazione in cui torniamo, diciamo, ad esempio a fare sport, come è il tuo caso anche dell'agonismo, la respirazione la fai durante lo stretching, prima dello stretching, come, perché ad esempio mi immagino che uno nel momento dell'atto atletico, ad esempio, è concentrato sull'esecuzione più che sul respiro, poi magari viene automatico tutto col tempo. Però per iniziare volevo chiederti qual è il momento migliore che tu consigli di portare questa attenzione sia nella quotidianità che magari anche prima di fare una corsa. Allora, per quanto riguarda l'educarsi a respirare, il mio consiglio è scegliere un momento della giornata, è indifferente da quale sia, ma che siate a stomaco vuoto, perché ovviamente se ho la pancia piena e il diaframma schiaccia mi dà fastidio. E, io personalmente
lo faccio la mattina perché preferisco svegliarmi, fare attività e respirare. Però per dire, quando ho fatto dei corsi di respirazione, probabilmente perché la mattina non c'era il tempo per farli, perché la gente va a lavorare, li ho sempre fatti la sera prima di cena. E in realtà lo puoi fare quando vuoi, basta che sia un momento della giornata e che tu ti ritagli e che sia sempre quello. È un po' come devi portare un'abitudine, un'educazione. Una volta che uno ha preso e ha imparato a respirare, in realtà, dopo viene in automatico portare l'attenzione a questa azione anche durante il resto della giornata. E quindi prendere consapevolezza di che cosa ti sta accadendo. Ed è poi quello che fa lo yoga, portare la consapevolezza nel movimento non solo del corpo ma anche della mente. Ma non mi dilungo su questo. E per quanto riguarda invece l'attività fisica, lì è un'educazione diversa, nel senso che già facendo questo piccolo esercizio magari nel tuo momento durante la giornata, questo ti aiuta. E poi per iniziare, portare l'attenzione alla respirazione durante lo stretching, però alla fine, non quello all'inizio dell'allenamento, perché quello all'inizio è quello attivo. Quello alla fine, che è quello un po' più passivo, cercare di utilizzare il respiro per rilassare. Di solito quando si inspira si attiva la muscolatura e quando si espira si rilassa. Quindi puoi provare ad aiutarti con questa idea durante lo stretching finale. E poi piano piano ti succede, almeno così a me è successo anche a me, che durante, per dire, il giorno di tecnica è quando si fa e si salta per noi, o comunque si deve correre per un'altra persona o si lancia per qualcun altro, dove si fa il gesto tecnico che ti viene richiesto poi in gara, ok? E ci sono dei giorni in cui non vai, cioè i giorni in cui la tua testa ti dice boh, ma oggi non fai un cavolo e quindi non lo fai. Certo. E mi sono ritrovata invece ad utilizzare un tipo di respirazione che si chiama Ujjayi, che è un tipo di respirazione che ti insegnato nello yoga, che è poi un pranayama, dove la respirazione è molto nel torace, si espande tanto in alto e fa il rumore un po' come Darth Vader oppure il rumore del mare, che Uj significa vittorioso, e questo movimento del torace che si alza è proprio quello, come si dice, l'azione di un guerriero, insomma, te la voglio riportare più semplice possibile, e riportando questo tipo di respirazione durante la mia tecnica, ad esempio quando ero proprio stanca, perché magari arrivi al campo che hai studiato, lavorato, fatto robe, sei lì e ti tocca per forza fare un altro lavoro, perché comunque diventa un lavoro a livello agonistico, e riportando questa respirazione più volte ho, tra virgolette, salvato la mia tecnica, e perché sono riuscita a placare la mente, a staccare fuori tutto e a rimanere solo io in quel momento con il mio corpo e il mio attrezzo. E questa è una cosa che in realtà, questo tipo di respirazione qua, non lo insegno in questa sede per il semplice fatto che è un po' più avanzata come tecnica e che sarebbe proprio bisogno di essere fisicamente uno di fronte all'altro. Io personalmente lo insegno a tutte le mie lezioni di yoga, a tutti i miei allievi, e ci vuole del tempo per impararlo. Io ho messo un mese e mezzo a imparare a fare questa cosa facendolo tutti i giorni. E è proprio un modo diverso di respirare, dove la glottide si deve leggermente serrare e il rumore che provoca il respiro, che è proprio questo rumore del mare, è un po' come se ti facesse entrare in una trance dove sei completamente cosciente e consapevole del tuo corpo in quel momento e della tua mente di conseguenza. Ecco, questa è una cosa che mi ha aiutato moltissimo. Moltissimo, moltissimo, e tuttora quando sono magari molto arrabbiata, oppure quando sono molto agitata, oppure quando devo fare qualcosa che mi crea veramente, tipo pulire, che non ne voglio, non mi piace. Esempio, dico no, va bene, dai, adesso mi metto qua, lo faccio,
e provo con questo tipo di respirazione, proprio un'attenzione diversa, ma già soltanto portare l'attenzione all'atto della respirazione stessa è un suo aiuto. Quello che faccio io è perché l'ho studiato ed è un di più, che ti aiuta un po' prima, ma prima c'è tutto imparo ad ascoltare il mio respiro. No, no, grazie, grazie. Quindi, diciamo, è una pratica che possiamo fare, cioè che dovremmo fare tutti i giorni alla fine, Sì, come puoi un fare in allenamento. qualsiasi momento della giornata, basta che tu ti ritagli, ovviamente non è che ti puoi mettere a farlo se poi sai che ti deve chiamare qualcuno, che deve suonarti qualcuno, che cioè deve essere un momento che proprio tu ti ritagli per te e dove Noi. nessuno ti rompe in quel frangente, insomma, che possono essere 5 minuti, 3 minuti, 10 minuti, puoi scegliere tu la durata di questo tipo di esercizio ed è a tua discrezione e poi ti potrà accadere durante il tempo di aver bisogno di farlo più volte al giorno oppure di fare per un tempo più lungo, magari inizi 3 minuti di respiro, magari ti metti un cronometro e un conto alla rovescia che suona alla fine e dopo un po' di tempo ti rendi conto che 3 minuti sono pochi e quindi sposti a 5. Ti devi educare un po' come quando ci si allena, non puoi partire subito a correre 20 minuti, ma devi partire con i 5 minuti, 10 minuti, 12, eccetera. È la stessa cosa, quindi è un allenamento diverso. Ah, che bello! Guarda, allora metteremo in pratica. Io allora ti ringrazio tanto, Miriam, per questa nuova consapevolezza che ci hai portato sul respiro. Poi lascio qua sotto, insomma, tutti i tuoi riferimenti, quindi poi chi vuole approfondire, andare oltre, tu ci sei. E tanto adesso abbiamo sperimentato questa nuova modalità web, quindi alla fine non c'è più solo la nostra zona, ma ci espandiamo un po' in tutta In Italia. worldwide anche. Esatto. E quindi niente, ti ringrazio e ti abbraccio e poi dopo ci rivedremo al campo respirando in modo nuovo. Ringrazio anch'io, Andrea, di questa opportunità e di questo tuo bel progetto, grazie, e di queste tue idee che sono molto illuminanti. E ti ringrazio soprattutto perché mi hai riportato alla mente tante cose che magari avevo lasciato in un cassetto e che stavo continuando a studiare senza in realtà una meta, perché secondo me tante volte bisogna proprio tornare all'origine, alla base di dove si è partiti per fare cosa e tante volte è bello anche dire bene, sono qua, ma da dove sono partito? Chi sono davvero? E poi anche a queste domande sarebbe bello portare una risposta. Chi sono? È bello. Ah, Quindi beh, ti sì. È ringrazio tanto, tanto. successo, non so dove è finito, boh, da qualche parte qua dietro c'è il libro, e mi è successo scrivendo, no? Scrivendo ho iniziato a ripensare a tutto il percorso, allora capisci tante cose, capisci perché hai fatto quell'esperienza, erano tutti gli step che dovevi fare, che a volte, proprio come dicevi te, Miriam, magari ricomparirà, questo è il bello della diretta, quindi vi aspetto al prossimo episodio. Ah no, eccola, 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 sta tornando. Non so cosa sia successo. Guardiamo se la rivediamo per l'ultimo saluto. Eccoci, eccoci, ti stavo salutando, poi sei sparita. Non so cosa sia È successo. la tecnologia, Vabbè. è la tecnologia. Quindi Va niente, bene. grazie ancora. Un Grazie. abbraccio, Ciao. ciao Miriam, grazie, Ciao ciao. ciao ciao.